tutti amici, benvenuti a un nuovo video di Tomb Raider Definitive Edition, un'altra puntata. Eccoci. Ma sei diventato un lupo come questi Mi stanno... Ragazzi, io ho un lupo mannaro qua in casa, che adesso sta succedendo, perché stiamo giocando... Perché siamo a casa sua, quindi... Ah, sì, in questo momento sì, poi magari allora, in futuro ne faremo... Mi hanno infettato i lupi, allora... Hanno infettato i lupi, ragazzi, attenzione, non giocate a Tomb Raider che diventate lupi, in 7 puntate diventate lupi. Infatti. Allora, nuovo episodio con Dave Marshall, intanto Lara ha imparato a ballare... Okay. C'è il fiore di ciliegio qua. Che? Vedevo, ammiravo i fiori di... Ah, il fiore di loto. Allora, proseguiamo. Siamo rimasti qui l'ultima volta. Vi ricordate? Certo. Quindi episodio numero... Episodio numero 7, ragazzi. Episodio numero 7. Proseguiamo. Questo numero che ritorna, le 7, il 7. Le 7 stelle di occulto, insomma, guardiamo tutto. Che? Ok. Proseguiamo. Lei cammina molto lento. Vabbè, la pistola è più grande di lei, guardala, sembra finta. Ma la domanda è, la direzione giusta è questa? Sì, è questa. Ok, perché vedo tutto bloccato qua. Ah, qua dobbiamo probabilmente... Far saltare tutto. Sì, vi ricordiamo, se guardate il video precedente, abbiamo adesso il lanciatore. Stavolta è venuto, confermo che il video precedente verrà... Stavolta ce l'abbiamo fatto. Siamo riusciti a salvarlo. Chi è? Ok. Nemici, chi è? Come al solito, nemici. Chi è? Ah, Sam. Oh, che succede? Scappa, ha sparato. Sam ha sparato. Ha detto scappa. Allora, Sam ha sparato. Già lo sono anche grande, quanto mi piace. Stupendo. Sembra un po' la Baraccopoli qua, però più montana. Carne montana. Allora, uno è andato. Prevedo nemici a biglietto, eh. Mi è mancato. Allora, non è ancora? Sì. Cerchiamo di non farci mettere all'angolo. Questi. Aia! Ah, la sopra sta. Ha tirato qualcosa? Sì, ha tirato un petardo, ma mi sono spostato. Ce n'è ancora? Grazie per averci avvisato. Grazie per boss. Per boss è forte, però si annuncia sempre prima di attaccare. Beh, come nel film. Certo. No, nel film che... Ricarica! Ok, sembra che in scacco la loro strategia ce l'hai. Non ti far colpire da queste... Vai, il prossimo. E ancora? Ho visto che uno era andato lì. No! No, vabbè, niente. Niente. Non fa male. Guardate, guardate Rocky 4. Non si dà. Rocky 3, scusate. Beh, anche il 4. No, 4. Guardate anche il 4. No, non fa male la Rocky 4. Guarda questo. Vabbè, io stavolta ho un'arma più, un'arma migliore. Ah, è la granata pure. Quello, è, quello lì è proprio... No, niente. Siamo in tre. Prova a usare magari più granate. Li facciamo. Mi hanno maciullato, sono in tanti. Non trarre di Satom. Che qua mi sentono. Eh no, sarebbe troppo bello. Non posso ha provato a... No, non puoi, non puoi fregare, fregare il gioco così. Ma forse sì. No, non posso fare niente. Se avessimo il silenziatore nelle granate. E com'è? Ai 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 ai. Ouch. Devo dire che hanno una portata formidabile, quasi realistica. Fanno tutti il getto del peso, getto del peso. Sono il campione, il vice campione e il tricampione mondiale del getto del peso. Abbiamo
È lì. È morto. Anche lui si è buttato. giù. Allora. Vediamo se c'è la comicità in questa. Oh! Vale. Mi è andata. È l'ultimo? Probabilmente. No, l'ultimo è continuo. Ah no, che succede? L'hanno visto? Chi è? Ma lui. È la tua, questi proiettori. Vieni farla fuori. La straniera! Questa è la bomba del San Siro, ma questo è l'ultimo. C'è ancora uno con la medaglia, dicevo, questo non lo sopporto. Qua prova ad andare avanti perché non lo puoi uccidere, devi... Secondo me non lo puoi uccidere perché vedi è troppo... Non riesco a vedere, è troppo forte. Devi correre, devi correre. Okay. No! Sei viva, sei viva. Siamo vive. Ok, siamo vive infatti. Quello è meglio levarselo dalle scatole. Ok. Attenzione. Sono saltati di là. Ma vuol dire che ti aspettano di là, devi... No, non lo puoi prendere da qua. Aia. Quei due. Ok, quei due. Niente, riprenditi. Perché scendi? Perché non è un problema. Vabbè, prova a far come prima, lì c'è una corda, secondo me ti puoi buttare. No, dove eri prima? C'era la corda. Ah, corda. Sì, ho visto una corda, sì. E andiamo! Ecco. Ha un lancia granate! Abbassata la prima che arrivi qui! Ha un lancia granate, ha ragione. Bravo, bel colpo. Non c'è nessuno che fermerà. È morto quello con la mitragliona? Sì. Lara! Ecco! Lara! Sì. Vieni, presto! Vai da Rob! Io vi raggiungo! E non salire sull'elicottero! Fidati di me! Ti prego, fidati! Vai! Vai! Ma come? La dovete salvare e l'ha lasciato andare? E adesso? Fuggi dalla base dei solari! Fuggiamo dalla base dei solari, da che lato? No, dove devo fuggire? No. Dove si fugge? Qua è L1. Ah, qua. L1. Ah, qua sta. Ah, ok. Ho trovato la via. Fugge dalla base del solato. Ora più forte. Andiamo di qua. Cari amici. Cari amici scalatori. Scalatori. Chi è?
Oh no, c'è un barista da scoppiatura. Adesso? Che okay, sei andato? Dovrebbe. Qua giusto? Ah, c'è una più corta. Così. Attenzione che mi sa di scappare, no? Forza di qua donna, lo stai prendendo. Oh, un elicottero, aspetta, chi è? Chi è? Oh, sto morendo, che succede? Ho fatto da poco. Ah, aspetta, devo scendere. Aia. Ah, è il ponte di prima. Eccoli. Distruggi Mattia. I ponti! Oh, c'è il cannone. Padre Mattia si è ammazzato suo amico. Ah, con i miscredenti! Perché ha sparato a Barbossa? Chi è? Aiuto! Oddio. Oh, c'è un attaccato! C'è un attaccato! Mi sta palpando! Via! Capito! Mi stava palpando! Previsto? Spero di sì. Ok, meno male. C'è un elicottero. No! Le tempeste! È troppo pericoloso! Rod! Merda! Però sali sulla donna, non fare rotte. Dov'è? Non ci va! Ah, di qua. Via, via, via! Wow! Wow! Mamma mia, che salto, ragazzi! Provatelo veramente a casa. Non so di che fa. Ci sono comuni fatti con la pistola e provatelo. Non provate nemmeno questo a casa che devo. Che? La quantità di cose che vanno a pezzi in sto gioco è... è innumerevole. Mamma mia, guarda che... Sì. Non ti fermare. Troppa vara. Andiamo a prendere un labirinto e trova tutto. Cos'è qua? Ti porta? Poi? Forse quella trave lì? L'ho indovinato? Qua sta andando, va crollando anche il pezzo di piccolo. Sta crollando il pezzo di sta piccolo. Sta crollando tutto qui, oh! Sopra? Guarda che roba, guarda lo sfondo, pazzesco! Dove siamo? Rod! Non rispondo con l'inutile, Rod, tu vuoi rispondere? Dove sei? Mi sbatucchio con Ryan, non posso rispondere! Sono qui! Ah, l'elicottero, ecco, l'elicottero è qua! Salta! Vuoi farcela? Chi non vede, chi non muore si rivede! Chi non vede si rivede! Tutto in aria, sto cercando di buttare! Chi non muore si rivede! Che devo fare? Non saltare! No! No! Non andate in pausa in questi momenti! Pino! Dai, prendi! La faremo! Prendimi! Buono, no, adesso? Tirami su! Tira! Dai, dammi la mano! Oh, serve! Allora, se possiamo andare adesso! Vabbè, anziano la passa ce l'ho! Dobbiamo atterrare! Altrimenti la tempesta ci spriccialerà! Dall'isola non si scappa! Eccoli! Stanno lì! Che fanno? Mi stanno abbandonando! Chi è che era? Di quei marchi, Non possiamo abbandonarli! Atterriamo! No! Non con questo tempo! Ma chi è questo? Non possiamo abbandonarli! Ma uccidilo! Buttalo fuori! Eccolo lì! Che succede? Fallo! Fallo! Ci schianteremo! Subito! Ti chiederemo! Cazzo! Sei fuori! Ecco! Ti aveva ragione! Aveva proprio ragione! Eh sì! Però siamo vivi, dai. Siamo vivi? Siamo vivi, domani lo sa. Oggi intanto
Che la prendi te la responsabilità. Ah, è vivo, no, no, è vivo. Ancora campa? Ciao. Lara! Dai, togli questa cosa di sopra. Ancora questa gamba maciullata. Sempre la stessa, tra l'altro. Amputiamogliela. Oh, un respiro. Stavo aspettando questa occasione. Certo, dall'inizio. Dove metti le mani? Abbiamo beccato. Dove metti le mani? Non si mettono lì le mani. È ringiovanito di 20 anni, guarda. Sei svegliato. Tanto te la sei più sbaciucchiata. Non lasciarmi, dove me la prego. Tutto. Il pilota è morto. Però. Il pilota penso di sì, non era un... Però abbiamo abbandonato i ragazzi. No, lui è stato. Chi è? Aiuto! C'è gente con te. Chi è? Mancata! Uno. Due. Ehi, che era morto? È Mattias! Mattias. È Sting! Sting! Sting, che... Sting con la cosa, che è? Con l'ascia, no! No! Così, con la piccozza! No! Hai capito Sting? Ancora vive! La sezione! Highlander Rot! Bene, ma state sicuro, Però Sting... Devo dire morto. Che alla fine si è redento, ha fatto una bella mossa. Sì, alla fine... Sì, però Sting è dove è finito. Sting... ci avrà un concerto con i Police, lo rivedremo nelle prossime... Mi spiace, Lara. Sì, che poi... Muore così, sei una Croft. È morto seduto, almeno toro seduto lo chiamavano. Rot toro seduto. Guarda, così se che gli cade la schiena rimane dritto perché ci lascia complicata nella colonna vertebrale. È morto così. Che tristezza. È morto seduto. Vabbè, ha avuto i momenti più belli un secondo prima di tutta la sua vita. L'unico bacio della sua vita e poi è morto. Sono arrivati ragazzi, loro, pensavo di non vederli più, invece sono qui. Si sta bene. Sempre a pensare a Lara, vero? Ma com'è che sono tutti maciullati e loro sembrano sempre usciti da una sfilata di moda, perfetti? Sono tutto lei, anche lei, con i capelli neanche... Sì, hai ragione. So, neanche spostati dire. I capelli, sembra uscita dalla pubblicità della Nivea. Non so proprio come faremo senza di... Cioè lei guarda, lei maciullata, ora meno male che è stata catturata. È morto da eroe. E gli renderemo onore come tale. È morto da eroe. Ma scusa, Rot voleva fare il brindisi per la morte di Grimm. Ora che brinda, scusa. Brindano tutti e due. Chi è qua? Il falò. La maglietta di Lara comincia a perdere pezzi. È molto interessante. Ecco, gli hanno dato fuoco. Hanno bruciato la salma. Chi è? Una foto? Sono Reyes e chi è? Con la figlia? La vecchia motovedetta alla spiaggia. Dovrei riuscire a ripararla. Sì, proviamoci. Tanto non serve. Non ce ne andremo mai da quest'isola. Non ce ne andremo mai. Dai, Lara. Non fare così. Dobbiamo unire le nostre forze e trovare un piano, d'accordo? No, tu non capisci. Non capite. Non capite. Qualcosa ci tiene imprigionati qui. Qualcosa. Lara, dormici su. Ascoltate, di solito sono il primo a credere alle storie più assurde, ma quest'isola le supera tutte. Non morirò in questo posto. Aggiusterò la barca e ce ne andremo. Hai capito? Lo sai che quest'isola non è normale, John. So che lo sai. So solo che questo posto sfugge a ogni logica. Pensi che l'istinto sia una debolezza. Invece può darti forza. Ascolta. Ci serve, Lara. Il ragazzone ha ragione. Voglio restare con lui. Mi serve te. Ci servi, Lara, anche perché voi non fate niente dalla mattina alla sera. Sai dove trovarci. Vieni quando te la senti. Senza di te non ci muoviamo. Tieni. È più grande di lei la pistola. La pistola di Rot. Niente, sono tutti tristi, soprattutto lei perché è morto Rot. Si è rotto le scatole del morto.
sono. Spettacolare. Adesso il livello che abbiamo appena visto. Hai un grande istinto, Simba. Devi solo fidarti. Che è Simba? Sì. Solo tu qua. Non si scappa. Le tempeste sono legate al potere della regina del sole. Ecco cosa ci impedisce di andarcene. Potere delle tempeste. Nel monastero c'è una sala sacra. Se è custodita dalla guardia tonante, là dentro troveremo il modo di placare le tempeste. Un ingresso segreto lungo il fiume. La barca. Non possiamo allontanarci dall'isola, ma ci porterà alla sala sacra. Ok. Jonah. Reyes. Berta. Sarei dovuta andare con loro. Pistola tattica, non la presa io. Quella dell'inutile roba. Mi dispiace. Ragazzi, qua al solito leggete voi. Lui ha scritto un diario, non si capisce come, visto che è morto. Mi no, era precedente, penso. Sì, però sembra che l'ha scritto dopo che è morto, da quello che c'è scritto. Ah, è vero. Tanto se l'è spaciucchiato e le ha messo le mani. Pim, pim. Vabbè ragazzi, sto fate il video e ve lo leggete voi. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Sei una Croft, una sottiletta Croft, assolutamente queste stesse cose di genere. Andiamo avanti, proseguiamo. Pistola. Vai, che funziona. Arco. No, l'arco. Arco. Sì, ma in battaglia non rischierei. Vabbè, era per vedere le cose vocali. Che? Oh, un coniglio! Un coniglio, sì, sì. Oh, coniglio! Andiamo avanti. Vediamo che dobbiamo fare. Che c'è qua? La carcassa dell'elicottero. La carcassa dell'elicottero. Ma il pilota? Non è andato. Aveva ragione, che ci sarebbe stato... Ci schianteremo! E lei? Forza, ci schianteremo! Aveva ragione il pilota, no, non sarebbe un pilota, se avesse torto non sarebbe un pilota. Vabbè, questo deve andare fuori forse. No. Sì. Non so per quale motivo. A che serve questo? Ah, non va fuori. Vabbè. Dove dobbiamo andare? Di là? Non vorrei avere le sorprese sgradite. Chi è? Cosa c'è? Personaggi. Ah, personaggi. Qua mi sa che dobbiamo andare un po' di stealth, sennò siamo rovinati. Sì, molto di stealth. Ehi, venite subito fuori. Chi è? Uccide subito. Chi? Prendetevi o ve la vedrete con i cani. Con i cani? Hanno i cani. Hanno i cani. Prima è andato. La vedrete con i cani. Qua è brutto, pieno di gente. Due, sono andati. Di qua. Ah, niente. Occhio ai corvi che potrebbero farci qualche. C'è un terzo, se riusciamo a colpirlo mentre cammina. No, ai. Non c'è qualche corvi in mano. Che è rimbambito, non male. Ancora. Ma è rimbambito sto qua, eh? Adesso è quella buona. Quattro... Cioè, non si accorgeva di niente. Due frecce non si è accorto di niente. Vabbè, dai. Meglio per noi, no? Quelli. Ah, il GPS. Meglio per noi non si è accorto di niente, no? Allora, vedo una fune. Non vorrei fare rumore. Qua bisogna tirare giù tutto, però. Ma è l'unico modo, mi sa. No? L'unico modo per salire. Allora, forse non si è accorto di niente, dai. Rischiamo. No, infatti ora puoi salire. No, ma sapevo, il problema è che la gente si accorge del rumore, loro se ne sono accorti. Aspetta, dall'altro lato che c'era? Ah, c'è un GPS. Ah, lo vado a prendere. Sì, dai. Attenzione.
Ah no, dei funghi. No, di che? Vale. Qua ci sono dei funghetti per terra. Ma non sono quelli. Non sono quelli. Lo seguiamo. Oh, guardate che abilità. Vabbè, che se ti vedono da lì in effetti come fanno a venire qua? No, solo mi sparano da sotto. Diciamo che per un'aggressione furtiva questo è lo scenario perfetto. Alberi dappertutto. Per lo stealth è perfetto. È perfetto. Non si è accorto di niente. Ha fatto un po' più rumore degli altri, no? Ed è morto pure. Era l'ultimo? No, magari. Non sappiamo. Ok. Un pochino. Ah, c'è una parete da... Non vorrei fare rumore. Infatti sono tutti qui. Una cosa, anche i cani, anche i cani. Vabbè, qua non possono arrivare i cani, che fanno, si arrampicano. Aiuto! Non finito. Niente, a posto. Non vorrei dai! E faccio maciullo, non posso sparare. Ah, posso sparare con l'arco. Arriveranno i cani, arriveranno i cani. Ah no, posso sparare. La bomba nell'acqua che c'è. Ah, bene. Granata, via! Ha un'arma. Una, 10. E se non vorrei fare rumore, qua, ma non beccato. Ma perché, che motivo c'era di salire là? Boh. Non lo so, in realtà non c'era niente, non c'era. Ah, niente. Ah, ah. Che? È un facocero. Sì, eccolo. Attenzione alla colpa di sorpresa al facocero. Ah, tutti... È più intelligente il lupo che tutti questi qua, perché lui ti ha preso proprio di sorpresa. Quindi finora il più intelligente è stato il facocero. Non era un facocero. No, era un lupo, sì. Un facocero. Un facocero lupo, no, era un lupo. Un falupo. Attenzione che se ti prende. Oh no. Non mi prende. Finiti. Stavo per furbo il lupo, hai detto tu, eh? Giustamente, chi è? Questo movimento. Ah, qua si può andare. Allora, prima abbiamo rischiato grosso, ragazzi. Abbiamo rischiato grosso. No, qua sono salito inutilmente, non c'era motivo. Chi è? Vai! Ai lupi! Aiuto! Ok, fine dei lupi. Le prendiamo. Questo è stato difficile. Le prendiamo i cadaveri. Questi li ho presi da lontanissimo. Ok, mamma mia. Abbiamo del materiale, cosa facciamo? 40, 23, 28, 20. La pistola, la pistola. Vediamo se... Ah, finalmente, poca raffica. Questa l'aspettavamo da una vita. Ok. Ragazzi, direi che di fermarci qui anche con questo video.
di fermarci qua con questo video. È stato un piacere, i lupi ci hanno quasi mangiato, io ho fatto una gradinata, ho detto non volevo fare rumore, è successo un macello. Quindi ricordatevi di seguirci, al prossimo video siamo qui con adesso Lara, mandiamo, diamo la buonanotte a Lara, che qua ha trovato una parapitta, dorme qua al chiaro di luna e domani si sveglierà un pochino tanto in mezzo in una terra sperduta. Eccola qui. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, grazie a tutti, ciao.